Nella vita uno deve essere vero, perché se io stamattina sto facendo questa intervista qui con lei, no? Cioè, Certo. poi mi devo anche confrontare giustamente con le persone per la strada, dove Certo. ogni minuto, ogni secondo. Allora, perché serve quell'apparire, poi non essere? Buonasera a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento di QCC Magazine. Oggi siamo con Savino Marè, un artista, anche se lui non vuole chiamarsi così, un attore, una persona veramente simpatica ed istrionica, che in questi giorni in cui ci siamo conosciuti, diciamo, è nata anche una simpatia e un feeling di gioco. Ciao Savino e grazie di essere qui con noi. E a lei e a tutta la tua relazione e grazie di cuore. Ti ringrazio. Allora, Grazie. Savino, tu sei di un maceratese, ami la tua regione, ami la tua terra, ma giri e lavori per il mondo. Ma io, direttore, a dire la verità, sono un lapedonese e tale rimango alle mie origini, le origini contadine, e quindi appartengo, insomma, al mondo, ma in qualche maniera ecco al Fermano dove abito, insomma, in qualche Ah, maniera, dov'è? insomma, tra Roma e Milano. Dove sono le tue radici? Sì, beh, ecco, quindi però ecco, amo molto la mia terra, le Marche, poi Ma spesso e volentieri torno nelle Marche e ecco, questo qui è. giustamente. Senti, ma come, diciamo, tu, vabbè, dopo ne parleremo approfonditamente più avanti, ma tu hai lavorato con grandi maestri nell'ambito del cinema e via dicendo. Oltre alla scrittura e altre arti che coltivi. Ma come è nata questa passione del cinema e dell'arte e come è diventata una passione prevalente per te? Ah, vedi, direttore, io dico sempre una cosa, che normalmente quando uno fa la domanda, già la domanda, cioè la risposta sta nella domanda, no? Nel senso che Certo. come nasce la passione? Cioè la passione io credo che ognuno di noi, quando nasce nel suo, io lo dico con tanta umiltà, o piccolo, grande che sia, è proiettato verso un suo mondo. Quindi questa passione che io ho dentro, che poi è poliedrica, perché così sono definito, perché spazio dal cinema alla fotografia alla letteratura, e credo che con questi doni uno ci nasce, perché poi la realtà è questa qui, che poi bisogna mettersi un attimo davanti alla telecamera e poi davanti alle persone quando fai una Certo. presentazione, con tanta semplicità, perché poi se uno vuole arrivare alla gente, direttore, se arriva alla gente, se uno è vero, altrimenti non ci arrivi. Cioè, perché se uno è come lei ha detto, con il cinema, ok, il cinema ti dà un copione, leggi il copione, lo impari a memoria e reciti, però lì praticamente che succede? Succede che hai più di una possibilità, se sbagli torni indietro, altrimenti praticamente si ripete la scena e così via. Invece praticamente qui siamo io e lei, direttore, un dritto per dritto, e la gente vede che in qualche maniera tra me e lei non ci sono filtri assolutamente. Quindi Assolutamente no, certo. non so nemmeno quali domande mi farà, mai le ho volute No. sapere nella vita, perché poi non amo le domande Prefissate. Certo. preconfezionate, No, perché ma... le domande preconfezionate non arrivano da nessuna parte, direttore. Certo. No, ma Savino, queste nostre sono chiacchierate molto in libertà, proprio su No, ma temi infatti, più variati. io guarda, proprio mi sono trovato in questo studio insomma, non preparato, insomma, quindi Sì, voglio dire, ma mi fa senti una piacere perché cosa, voglio dire, tu dimmi, dimmi. hai fatto anche diversi film, molto cinema in generale, e hai Sì. lavorato con grandi artisti. Leggendo un po' il tuo curriculum, mi è saltato all'occhio la tua collaborazione con il grande maestro Pupi Avati. Toglici una curiosità, cioè il maestro com'è davvero? E soprattutto, magari per il nostro pubblico un po' curioso,
Ci puoi raccontare anche qualche aneddoto, qualche chicca, qualche cosa particolare? Direttore, è difficile parlare di una persona come il maestro. Io l'ho definito, pubi avati non lo scopro io il maestro, quindi vuol dire una persona straordinaria sotto il profilo umano, è un maestro, io lo chiamo secondo padre. Come nel cinema è una persona. Credo che sia uno degli ultimi maestri che fa cinema in una certa maniera. Il maestro Pubi Avati. Il maestro Pubi Avati è una persona comunque sia che lui praticamente mette tutto, insomma, in una maniera fatta con il cuore, come faccio io. Poi tutto quanto perfezionato in una certa. Una persona straordinaria sotto tutti i profili. Cioè, non, quando praticamente gira un film, non è che magari a differenza di altri improvvisa al momento oppure fa qualcosa di diverso, anzi, tutt'altro. Cioè, sotto il profilo, chiamiamolo prettamente cinematografico, io ho avuto, non la chiamo fortuna perché poi la fortuna è una cosa che noi diamo, ma stamattina siamo qui e te. Lei, anzi, direttore, non è una fortuna, è una cosa che tutti e due ci siamo proposti, altrimenti lei, direttore, non sarebbe entrato qui dentro e viceversa. Certamente. Quindi il maestro, per dirla qui, è capace praticamente una scena a livello cinematografica di set, su sette, di ripeterla anche 7, 8, 10 volte. Con gli stessi attori, le stesse comparse, finché non arriva bene. Io ci sono capitato e ho visto la sua perfezione. Ma come è nata questo com'è nato questo incontro con il maestro? Un attimino, mi piace sottolineare questa cosa qui, però. Prego, prego, Una scusami, scena prego. è stata ripetuta per ben 2 giorni, finché non è venuta come diceva lui. A differenza magari di altri. Nulla togliendo da altri registi, per l'amor di Dio, magari che improvvisano. Adesso c'è anche un dato di fatto: che alla mattina uno si alza praticamente perché ha girato un piccolissimo corto, uno spot, è già un regista. Insomma, voglio dire, per arrivare ad essere come è lui, un regista a quei livelli lì, insomma, voglio dire, ce ne vuole, anche perché lui, come ben sai, è partito da umiltà, no? Dando Certo. umiltà. Da venditore della Findus praticamente con Lucio Dalla e poi il grande Lucio gli ha detto Pubi praticamente che insomma in qualche maniera ecco fatto la storia del cinema. Fortunatamente abbiamo questa persona Certo che è che hanno giunto. straordinaria e credo che ce la invidia, no, senza credo, ce la invidia tutto il mondo. Poi L'invidia io di tutto il mondo, invidiare sicuramente. altre persone e vantarsi dell'amicizia, insomma, non rientra nel mio contesto perché poi l'amicizia con Pupi nasce molto prima del film girato nelle Marche, Il cuore grande delle ragazze, no? E poi, beh, Come, ecco, ma io questo lo sono. incontro come anche perché uno dice dal paesino a Verona arrivare al grande maestro, poi dice come è nato, come è successo, così anche per la curiosità del nostro pubblico. Ma vede, direttore, oggi c'è una. Poi torniamo su Pubi. C'è una Certo. cosa che fa incazzare molto la gente, no? Beh, Io tante. non ho voluto mai e non amo le corsie preferenziali. Quindi volevo dire, io per fare i film, far parte dei film, come tutti, faccio ore, 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 ore di fila e attendo il mio turno con un numero. Poi Certo. praticamente faccio i provini come è. E lo stesso è stato col maestro. Col maestro uguale. Poi l'amicizia, l'amicizia, l'amicizia è una cosa, a mio modo di vedere, bella se rimane tale. Oggi l'amicizia fra me e lei, per dire direttore, io gli posso chiedere un piacere piccolo, poi io mi fermo lì. Questa la reputo amicizia, perché poi se uno va avanti a chiedere uno, due, tre piaceri. No, Direttore, dopo non è quello, un'amicizia.
Dopo quello non è più tipo di Esatto, rapporto, non è amicizia, ma è sfruttamento, tra virgolette. esatto. Infatti il fratello Antonio, Maria Antonia, insomma, tutti quanti, loro hanno visto in me questa persona con tanta umiltà, lo dico, Certo. straordinaria, con grande cuore, che lui stesso ha detto su un'intervista televisiva fatta in televisione: signori miei, questa persona che avete davanti, lo scopo suo non è mai finalizzato a io vi do e tu mi dai. E poi oltretutto vuole bene alla gente. È una persona praticamente che oggi come oggi non se ne trova più, cioè se ne trova raramente, insomma, ecco. Sì, Insomma, sono che lui è entrato per salutare, insomma, le persone e tutto quanto, un attimo mi sono commosso perché vuol dire una persona che si spende, questo lo dico con tanta umiltà. Però lo tengo sempre nel cuore, certo. sì, Però perché lo magari vorrei. questo tipo di persone sono rare a trovarsi nella società comune, tanto più nello spettacolo. Ma No, ma se... dottore, io nel cuore, a prescindere dalle varie gerarchie, o Certo. attore, o falegname, o muratore, cioè ci sono persone di cuore che parlano il linguaggio del cuore. Cioè, questo è matto stamattina. Oh, no. Ah, è C'è vero. una profondità d'anima, di cuore, cioè che comunque sia con quella cosa lì ci si nasce, cioè il donare, il dare. Vuole dire, poi chiaramente sotto questi profili artistici, andando avanti con il cuore, in qualche maniera qualcuno dice: ma non ti ha mai penalizzato questa cosa, a differenza di altri che qui, come lei sa bene, nel mondo ci sono praticamente, insomma, sportellate, insomma, questo, questo e quell'altro. Però le posso dire una cosa, direttore. Io, se stamattina sto qui e parlo dritto per dritto, magari nel mio dialetto marchigiano, poi voglio anche sottolineare questa cosa, perché Certo. ognuno ha le proprie origini e io mi piace dirlo questo. Però, ecco, se sei vero e guardi la telecamera, guardo lei, direttore, dritto per dritto, arrivi la gente, questa non è recitazione, non è finzione, questa è la purezza, è purezza e l'amore per la vita. Io sono innamorato della vita. E poi, ripeto, tornando al maestro Bubbiavati, noi ci sentiamo spesso, ma torno a ripetere, ci sentiamo per i compleanni, per questo, per quell'altro, però una persona come me che non ama il red carpet, cioè mi chiamo con queste parolacce, parole in inglese, no? Abbiamo tanto bene la lingua Sì, italiana, infatti. no? Sì, perché poi, sai, qui siamo diventati in un mondo, no? Tutto un po'. Vabbè, molto, molto filo anglosassone, dai. Sì, effettivamente. Diciamo Allora, è così. una persona molto profonda, che ama il rispetto come lo amo io, Certo. con valori altissimi. E poi, beh, Ma... è un profilo altissimo che insomma, vuole dire qualcosa di straordinario. Sicuramente. Tanto che Ma io. guarda, sì, ma tu giustamente mi stai descrivendo il maestro come quello che poi si vede anche dalla televisione, una persona di spessore e di valori. Ma in questi 30 anni in cui tu sei in questo mondo, questa tua passione ti ha portato in questo mondo, com'è cambiato il mondo dell'arte, il mondo del cinema, da quando hai incominciato ad oggi, in questo periodo, diciamo, com'è cambiato? Secondo te, logicamente. Certo, portando di umiltà e rispetto verso tutti. Ma è cambiato, direttore, è cambiato un po' come sta avvenendo nel mondo. Noi che abbiamo vissuto gli anni 70, 80, ma anche 90, volete dire, sotto tutti i profili, non solo il cinema è cambiato un po' tutto. Cioè, è sempre la solita questione, no? Prima c'era più amore, c'era più il Sì, più tendere la umanità, mano. dai, umanità, diciamo. Adesso le posso dire una cosa, me lo lasci dire con tanta franchezza: con questa pandemia, che bene, purtroppo, insomma, ci vede costretti, insomma, ancora a lottare, speriamo che finisca presto e che da 2 anni, insomma, chi più chi meno, insomma, con la paura Speriamo che siamo già finisca qui. presto, ma almeno un altro paio d'anni ce la portiamo dietro, purtroppo. Però voglio dire, la gente, direttore, non è che cerca
aiutarsi una con un'altra. Cioè, io noto che praticamente, anzi, forse sotto il profilo umano, addirittura le persone c'è stato un peggioramento, me lo lasci dire con tanta franchezza. Però questa è un'impressione mia, cioè, invece di stare più Sì. vicini, più uniti, insomma, poi come facciamo qui adesso con lei, insomma, in qualche maniera, insomma, ci guardiamo negli occhi, ci rendiamo conto di questa situazione. E come è cambiato il cinema? Come è cambiato il cinema? Lei mi ha fatto questa domanda. Il cinema è cambiato in una maniera, perché poi adesso, che ne so, io sono cresciuto. C'è la passione per il cinema, no? Dove l'hai, come ti è venuta, no? Vabbè, a prescindere che uno ci nasce, no? Ma io sono nato guardando la televisione, no? Guardando i film western, praticamente, di Sergio Leone e tanti altri film, insomma, di attori, registi, e che dire, guardando quella televisione lì, in quegli anni 70, in bianco e nero. Dico prima o poi, ma questo l'ho sempre pensato, perché nella vita, direttore, è bello sognare, è bello Sempre, certo. sognare. No, serve sognare, sì, ma per l'amor di Dio. Però i sogni servono fino a un certo punto, perché poi, sì, io adesso ho 57 anni, ma fin dalla nascita ho sempre sognato, no? E mi giro un attimino, mi faccio una domanda, dico Savino, insomma, quanti sogni hai realizzato, no? Ma se i sogni, io non, cioè, non ho realizzato nessun sogno, no? I sogni a me mi hanno aiutato a vivere? Io credo assolutamente no. Anzi, io sono per il sognare e realizzare, che sono due cose molto difficili. Cioè, sognare per realizzare è un conto, sognare tanto per può aiutare e non aiutare. Io non lo so questo. Il sogno deve essere stimolo per il fare. Il sogno fino a se stesso non serve a nulla. Esatto, direttore, io le dico con tanta franchezza, con tanta umiltà, senza essere mai tirato per la giacca, facendo sempre la mia strada con l'aiuto di Dio, perché la vita è un battito di ciglia, direttore, voglio dire, e senza medaglie, mostrine, cioè, nel senso che senza niente, ho cercato e cerco tuttora con l'aiuto di Dio e delle persone che mi stimano, mi vogliono bene, perché insomma, se sono arrivato dove sono, lo debbo molto alle persone, perché le persone vedono in me una Certo, persona vera, vera. Quindi voglio dire, vedono la genuinità che non in tutti si vede. con tanta determinazione, voglio dire, i sogni nel cassetto ne ho lasciati ben pochi, perché questo è, insomma, è quello che è un po' il mio DNA. Io credo che nella vita, direttore, tutto sia possibile. Poi, Assolutamente. chiaramente, mettersi davanti a una telecamera, mettersi, che ne so, in vista, assumersi le proprie responsabilità, ma in ogni dove e qualsiasi contesto, io credo che sia una cosa. Non è da tutti, perché io lo dico sempre, no? Amo la critica costruttiva, bella. Mi piace questa critica costruttiva breve, ma se uno critica tutta la vita, direttore, quella lì praticamente non è più No. una bella cosa, una cosa che aiuta gli altri, ma quella Certo. lì è un mestiere. La Guarda. critica a vita è il mestiere, l'arte dei falliti, direttore. Non lasci dire con tanta franchezza. Savino, Savino, guarda, sono d'accordo con te. Una critica senza una proposta non serve assolutamente a nulla. Questo Sì, è adesso sicuro. ho sforato un po', però No, tranquillo. Però guarda, mi hai dato lo spunto per chiederti un'altra cosa, perché tu hai detto che i sogni del cassetto li hai realizzati tutti. Questo mi implica, vabbè, quasi tutti, dai. Questo mi implica mi implica di farti questa domanda, ossia, oltre al Savino attore, io so, perché me lo hai detto, perché ne abbiamo parlato, però vorrei che tu lo dicessi anche al nostro pubblico. Quale altro mondo dell'arte Savino ha esplorato? La scultura, la pittura? Cioè, parlaci un po' delle tue attività, della tua passione, come l'hai sviluppata in questi anni.
No, direttore, ma sviluppate. La questione che devo sviluppare è che quando uno vive con non il soffocare i sogni, questo è quello che penso io e ho cercato sempre, cerco di fare, Certo. piano piano arrivi praticamente dove vuoi arrivare, no? E poi io, come lei ha detto bene, spazio dalla letteratura alla fotografia al cinema e perché no anche alla musica perché ho fatto anche un video con la nostra amatissima marchigiana insomma insomma l'IKEA album e conosco anche diversi insomma cantanti vabbè, comunque sia ecco il quadro è completo ma Parlaci un po' di queste io altre due attività. Amando, no, ecco, io voglio dire una cosa. Io amo i colori della vita, no? I colori della vita, l'alba, i tramonti, cioè quelli che sento dentro, quelli che sono la vita. Allora, la fotografia mi ha portato nel 2013 ad arrivare a un punto straordinario alla Borsa Internazionale del Turismo, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, Sì. dove praticamente che succede? Su 5.000 scatti fotografici. Questa foto qui, direttore, praticamente ha vinto il premio del pubblico per la Regione Marche. Bella. Per la Regione Marche, no? Questo era un concorso indetto della Regione Marche, che non so se lei l'ha vista, dal Sì. titolo Album Foto San Giorgio, perché io amo questi colori della vita. Poi c'è un altro fatto, amo, mi piace fare pubblicità. Questa fotografia però, io l'ho data a titolo gratuito e praticamente c'è tanto di liberatoria per promuovere il nostro territorio, qui la faccio vedere perché Sì. qualcuno, questa qui l'hanno proprio, il nostro territorio, ma non legato al titolo della fotografia solo, le Marche tutte, insomma, in Italia e nel mondo, tant'è vero, insomma, che è arrivata in Russia, insomma, in Germania, eccetera, eccetera, e l'ho data a titolo gratuito e c'è tanta di liberatoria perché io sono quella persona che ama praticamente il dare senza mai pensare a ricevere. Quindi, voglio dire, se uno può nella vita, se ha luce, e quindi bisogna che in qualche Certo. maniera prova a dar luce a chi non è, a chi non ne ha e vede sempre scuro oppure pensa sempre a prendere. E quindi, ecco, la fotografia è un modo per arrivare alla gente, ma la fotografia è una cosa che mi fa star bene perché io ecco la mattina mentre altre persone dormono, le 5, io sia 5, 5 e mezza, sia estate, inverno, vado a fare le fotografie, le albe praticamente al mare, cioè, ma non è che vai lì praticamente il primo click, questo qui è un obiettivo, il primo click della fotografia. Viene fuori la fotografia. Per fare una fotografia, direttore, io allineo diverse cose. Quando me la sento qui nel cuore, almeno le mie, che trasmette, essendo emozioni forti, tiro fuori la fotografia. Ma una fotografia, cioè, per averla tale, a volte bisogna aspettare anche un'ora, un'ora e mezza. Non è detto che, cioè, quelle persone che vanno tra 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 tra, no, nel senso che, bello, Sì. hai 200 fotografie, ma alla fine 200, 300, no? Poi che fai? Ma poi io penso un'altra cosa, direttore, ma lo lasci dire francamente. Dimmi. La fotografia più bella che a noi ci appartiene, a prescindere da quella panoramica, anche quella lì poi è bella perché la spontaneità è bella. Non è che dobbiamo scegliere la migliore, la nostra. Io vedo tante persone, tante pose, questo, quell'altro, no? Ma la fotografia che più ci rappresenta, direttore, è quella fotografia. No, fatta su posa, come quello che stiamo facendo qui noi stamattina, è la spontaneità. Quindi non Assolutamente. serve a metterti praticamente, cioè in tante posizioni, perché noi non siamo quelle persone lì. Quindi la fotografia, chi la scatta e chi vuole veramente arrivare alla gente, ma questo è un mio credo, deve, ecco, essere spontaneo. E senza tante pose, altrimenti per quello che vedo io,
Guarda, in questo mondo della comunicazione, in questo mondo dei magazine, degli approfondimenti, c'è talmente tanta gente che finge, che si costruisce, diciamo, delle figure finte, che il pubblico, in un certo senso, lo percepisce e quindi va a cercare la genuinità dei soggetti che vuole sentire e la genuinità degli argomenti, soprattutto. Perché di persone che si pongono, come dicevi tu, su di un piedistallo e raccontano storie che non hanno nulla a che fare con la vita quotidiana, ce ne sono anche troppe. Ed il pubblico non Purtroppo. vuole più questo, ma vuole proprio l'originalità e la vita vera, quotidiana, vero vuole. Specialmente in questo periodo di pandemia, dove, voglio dire, è successo di tutto. E di più. Avete detto uscito da questo periodo di pandemia, ma questo è proprio un mio credo, cioè nel senso che nella vita uno deve essere vero, perché se io stamattina sto facendo questa intervista qui con lei, no? Cioè, poi, che ne so, mi devo anche confrontare giustamente con le persone per la strada, insomma, ogni minuto, ogni secondo. Allora, perché serve quell'apparire, poi non essere? Quello che veramente uno fa vedere sui social, questo, quell'altro, perché poi si vive in un mondo che, me lo Sì. lasci dire con franchezza, no? I social sono, la rete, sono mezzi di comunicazione importanti, come stiamo facendo qui noi Certo. stamattina, però bisogna usarli in maniera intelligente e soprattutto in maniera seria e anche per lavoro, insomma, ma Sì. no per... No, ma c'è perfettamente ragione. Vanno utilizzati E con ponderazione. poi sull'impatto per la fotografia, direttore. Noi siamo abituati, mi perdoni, con questi smartphone praticamente, con queste memory card. Che succede? Succede che se, da adesso a 10 anni indietro, ma forse più, ma quante persone non si ritrovano più le foto del compleanno, le foto dell'anniversario, le foto, qualsiasi tipo di foto? Sa perché? Perché non le stampano più, non le stampano a pellicola, Vero. direttore. Allora, che succede? Se perdono la memory card, le foto si cancellano. Cioè, siamo in qualche maniera bene la tecnologia, bene tutto, ma la Certo. fotografia, direttore, me lo lasci dire, va stampata, messa su un album. Che oggi, cioè, ho capito che dice questo qui. Ha umili origini contadine e to vuole tornare indietro. No, io non voglio tornare indietro, però ho No, un non è conto quello. praticamente nero su bianco sviluppato e un conto che vai lì, non ti trovi più niente. Certo. No, ma Semino, Abbiamo quanto è bello. Sì, ma già Semino, un problema di fondo, che la fotografia, ben vengano questi fotografi, perché poi professionisti che fanno queste mostre. Insomma, tanto lavoro perché poi espongono, perché rimane, insomma, voglio dire, questi grandi, insomma, c'hai questi. perfettamente ragione, infatti dico sempre io, quanto è bello quando magari tu aprendo un vecchio libro, aprendo un vecchio album, trovi quelle fotografie in bianco e nero di 50 anni fa e cioè le tocchi, le vedi, le guardi, le ammiri, cioè oggi come oggi col digitale questo non è più consentito, non è più possibile. Guarda, Severino, purtroppo il tempo con te è volato perché è sempre un piacere parlare con te. Oh, abbiamo sforato la grande. Vorrei Direttore, farti. Dimmi. tanto per chiudere, niente, nel campo della letteratura, perché poi abbiamo fatto una Ah, chiacchierata sì. molto lunga. Nel Dici, campo dici. della letteratura, voglio dire una cosa, che ognuno di noi, praticamente, a suo modo, direttore, che succede? È artefice della propria vita, quindi volevo dire, io dal dolore, Sì. questo lo dico francamente, dalla morte di mio padre, diversi anni fa. Ho dedicato questo libro e che spero vivamente che o cortometraggio o lungometraggio, comunque sia, che praticamente io nulla accade per caso, ma già è arrivato non solo nelle case degli italiani, ma all'estero, Centro della Cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ho fatto anche altre cose.
Questo è l'ultimo lavoro, si chiama Come Musica. Come Musica praticamente è fatto in piena pandemia, che poi è un progetto straordinario, straordinario, ma non lo dico io, lo dicono i letterati, gli addetti ai lavori, perché poi uno come lo gira, We Are Music, praticamente, io qui dentro do la possibilità, ecco, al lettore, perché scrivo poche pagine, no? Poche pagine, altrimenti lo faccio mio, Certo. e ho voluto proprio lasciare le pagine bianche, perché ognuno di noi ha tanti sogni, ma sai quante persone non riescono praticamente a scrivere questo libro? Allora, questo progetto è in qualche maniera legato a che, insomma, ecco, lo scrittore dà la possibilità di scriversi il proprio libro con la propria penna a chiunque, e di diventare artefice, insomma, con la propria penna, di scriversi il proprio libro. E poi questo qui è un progetto che va in solidarietà, e questo mi fa sta bene. Un'altra cosa, perché uno ama la gente, bisogna pure, questo va in ospedale, ma questo. Molto interessante. Magari Severino ci diamo appuntamento più avanti per parlare più dettagliatamente di questi tuoi progetti, se ti va. Direttore, io ringrazio tutti i telespettatori e tutto il vostro pubblico, ringrazio lei perché il vostro interessamento. Stamattina abbiamo fatto, diciamo, una chiacchierata fra persone, insomma, ecco, con tanto amore e rispetto reciproco. Non ho voluto calcare, insomma, profondamente, come fanno tanti, insomma, la loro immagine: io ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quello. No, Certo. la bontà è importante. Poi la gente sa, e quindi quando sei spontaneo è vero. Lei, direttore, è una persona straordinaria, ha il suo magazine, QCC, praticamente, QC, esatto, è una realtà straordinaria che, insomma, Ringrazio. viene seguito da moltissime persone Abbiamo in Italia e nel mondo, quindi sono felice e onorato del vostro interessamento e di queste persone che stanno Comunque, ascoltando. ti E ringrazio, dico a lui Severino. di non mollare mai e credere sempre che tutto sia possibile, perché la vita, insomma, ci mette volte davanti a tante cose, insomma, però spetta sempre a noi andare oltre, e noi dobbiamo andare oltre. E concludo ringraziando lei ancora di cuore, e facendo a tutti quanti i migliori auguri di un sereno Natale, insomma, e sperando che, insomma, buone feste, e sperando che questa pandemia possa essere sconfitta definitivamente, e me lo auguro veramente con tutto il cuore, perché noi ci dobbiamo riappropriare proprio della propria vita, perché qui, insomma, questo è un vivere così, insomma. Perfetto, signore. Su queste due parole che io sposo e sottoscrivo pienamente, dandoti l'arrivederci ad un nuovo nostro incontro, magari nel nuovo anno. Io saluto tutti i nostri spettatori, ringrazio i nostri sponsor, i nostri sostenitori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Continuate a seguirci.